Ciao, voi siete i Subhuman, tu sei? Subhuman, sì, sono Matteo, chitarrista. Oh, ciao Matteo. Allora, io sono Ludemone, piacere di conoscerti. Cominciamo con i convenevoli. Presenta i Subhuman a quegli ignoranti Metalwave che già non vi conoscono. Allora, noi, come hai detto, ci chiamiamo Subhuman. Esistiamo dal 2001 circa, siamo nati come cover band di thrash metal americano. E poi dopo qualche anno passo sui palchi locali a suonare cover di Testament, Overkill, Slayer, Annihilator, Sepultura e chi più ne ha più ne mette. Abbiamo cominciato a fare i pezzi nostri. Come disse Rocco. Come disse Rocco, bravo. Comunque nel 2005 pubblicammo il nostro primo demo, si chiamava Delirium numero 1. E ebbe un discreto successo sia fra la critica che il pubblico, ci permise di tenere un'attività live abbastanza serrata. E poi nel 2009, cioè l'anno scorso, abbiamo pubblicato il nostro primo album per Maple Metal Records, che si chiama Profondo Rosso, da cui abbiamo estratto due video addirittura, uno di Nata Troia, la hit dell'estate, di tutte le estati. È vero. E poi di recente pubblicazione il video di 30 denari filmato al Gods of Metal. Ah, e c'è la... è vero, perché voi siete passati agli annali per la storiella dell'orca, ma non possiamo raccontarla per, diciamo, motivi di bon ton. Dunque, i Subhuman sono una band quindi a carattere tecnico, e in che ambito si colloca? Definisco il nostro suono come thrash death. Noi parliamo d'arte, però abbiamo sempre cercato di suonare il più veloci e più intensi possibile, e molte volte sfioriamo anche la violenza del death, spesso e volentieri. Ci riconosciamo in un suono molto old school, siamo vecchi e quindi ancorati alla scuola, ma comunque non vogliamo suonare datati, ecco, quindi non sono rari inserti di musica un pochino più moderna, appunto, con le influenze tipo Mem, Shuga, Lamb of God, Nevermore, roba simile. Profondo Rozzo, da dove viene Profondo questa Rozzo genialata di titolo? Ah, mi è venuto in mente, non lo so da dove è venuta, però suonava bene. È un titolo che comunque si ricorda molto bene, rimane in mente molto facilmente. E comunque fotografa secondo me molto bene l'attitudine del gruppo. Ci piace trattare tematiche abbastanza grottesche, e lo facciamo sempre con una certa dose di ironia. Benissimo. E se non si fosse, come se non si fosse capito, cantiamo in italiano. Esatto. L'hit dell'estate di cosa parla? Ma di due ragazzi, cioè, a Ramino, mi sembra, no? Parlava bello, vero? È vero. Allora. No, tutta la storia è partita dalla nostra sala prove. Allora, noi usiamo tenere in sala, come la maggior parte delle band, dei calendari di donnine nude. Tra queste donnine nude era una donnina nuda con un viso particolarmente intrigante, diciamo così, un po' troia, ecco. E quindi abbiamo deciso di chiamare un pezzo che era in composizione con Minata Troia. Abbiamo poi deciso in seguito di darlo all'emblema delle troie toscane, ovvero Panerai. Va bene. allora bene, benissimo, è interessante conoscere tutti questi aneddoti vostri, perché io vi reputo una band di ottima caratura, cioè avete quella verve, proprio quella quello spinto proprio goliardico che manca a tanti, e che a me ogni volta che vedo mi fate morire. Per esempio, ieri sera al Death Checking Ground, che vanno fatto anche voi uno scherzo, insomma, purtroppo. Sì, è stato uno scherzetto veramente grande, infatti te l'ho detto, siamo schiantati da ridere. Quando vuoi suonare dal vivo, io apprezzo tutte le amenità, come dicevamo, la storia dell'orca, il blasfemiometro, insomma, tutte queste cose che danno colore, danno un tocco di unicità alla band. Ma come nasce poi un pezzo? Sì, penso che molte volte, specie i metallari, tendono a prendersi un pochino troppo sul serio. Invece noi consideriamo il concerto come un'occasione anche per divertirsi tutti insieme, perché no?
Beh, quindi queste genialate, queste goliardate ben vengano sempre. Sì, sì, sì. Dobbiamo sì. essere noi che ci divertiamo e ovviamente anche il pubblico che si diverte a vedere le nostre stronzate. Ma certo, hai detto una delle cose belle, dobbiamo essere noi che ci divertiamo, perché alla fine se non è questo, che cosa è, no? Per soldi non ho di sicuro. Allora, i Subhuman li troviamo che infestano anche la rete, giustamente. Assolutamente sì. Quindi principale. Esatto, se qualcuno vi cerca, oltre che dall'avvocato, diciamo, sulla rete, dove vi trova? Sulla rete ci trova su tutti i principali social network. Abbiamo una pagina MySpace, myspace.com/subhumanweb. Poi abbiamo anche una pagina ufficiale su Facebook. Basta, vabbè, cercare, no, l'indirizzo non me lo ricordo, ma basta cercare sul motore di ricerca di Facebook, si trova subito. E poi abbiamo anche una pagina su Reverb Nation, che è l'ultima arrivata. Bene, 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 quindi Spreading the Disease, giustamente. Spreading the Disease, alla grande. Alla grande. E prossimi spettacoli, per chi volesse invece venirvi a vedere e anche a... Io consiglio tantissimo di venirci a vedere, perché come abbiamo detto prima ci si diverte un sacco agli show dei Subhuman. Comunque le prossime date in programma, quelle confermate, sono il 22 ottobre al Sea Lounge di Ascoli Piceno, il 23 ottobre all'Orange Café di Pescara, il 12 novembre al Jump Rock Club di Montelupo Fiorentino, e poi abbiamo il 7 dicembre all'Exensia di Prato. Mi sembra che per ora non ne abbiamo altri. Complimenti, è una bellissima, è un'attività abbastanza intensa per una band. C'è abbastanza nenati sul fronte live, come detto prima ci divertiamo un sacco, quindi perché non incrementare, no? Bene, no, giustamente. Poi essendo toscani state, penso, nella scena a mio giudizio più vivida, proprio da un punto di vista di offerta, locali, posti, date, festival. Sì, ti confermo che negli ultimi anni in effetti c'è un bel movimento da queste parti. Sono passati degli anni abbastanza bui, invece, diciamo fino al 2004-2005 non c'era assolutamente spazio per le band underground. Poi grazie a Granduca di Metallo, non so se conosci. Sì, dicono. Grazie a Granduca di Metallo e grazie il Granducato, al grande famoso capo Drago Zona, che si è fatto un culo pazzesco per creare una scena, c'è stato un incremento veramente notevole di spazi per l'underground, e di questo ne siamo molto grati, perché comunque è stato molto d'aiuto anche per noi. Esatto, gruppi, dal punto di vista dei gruppi, i Subhuman quante ce n'hanno? Ce l'hanno troppe, ma tanto si danno tutti a Elia, si danno. Ecco. L'altro chitarrista, oppure anche al nostro neo bassista Federico Fulcieri, di soprannome fa 31 lance, ti lascio immaginare il perché. 31 lance, complimenti, complimenti. 31 lance. È vero, è vero, è vero. Allora ragazzi, io c'ho 30 denari, mi vuoi presentare questo pezzo agli ascoltatori? Certo, allora questo pezzo è uno dei nostri pezzi più violenti e parla della transazione, diciamo così, che ci fu da parte di un certo Giuda Iscariota, di un nostro personaggio tipo della televisione chiamato Gesù Cristo. Orca. A voi trinari, yeah! Benissimo, allora noi la lanciamo, grazie per essere stati con noi Subhuman, ci sentiremo a presto, perché siete assolutamente da vedere e da supportare. Ragazzi, e chi non beve con noi, peste lo colga, 30 denari, a voi!